Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: «Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti». Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse loro: «Voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato, davanti a Dio, è cosa abominevole». Con questo insegnamento, Gesù oggi ci esorta a fare una scelta chiara tra lui e lo spirito del mondo, tra la logica della corruzione, della sopraffazione e dell'avidità e quella della rettitudine, della mitezza, della condivisione. Qualcuno si comporta con la corruzione come con la droga, con le droghe. Pensa di poterla usare e poi smetterla quando vuole. E da poco si comincia. Una mancia di qua e una tangente di là, e tra questa e quella lentamente perde la propria libertà.